Terza tappa, la carità. Dalla lettera ai Corinzi. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Dagli scritti di Sant'Antonio. La vera fede è accompagnata dalla carità. Ecco, il sole è fonte di calore e luce. Ebbene, dai testimoni di Cristo, come dalla loro sorgente, devono sgorgare vita e dottrina a beneficio degli altri. Sia dunque ardente di carità la loro vita, sia chiara la loro dottrina. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per tutti coloro che nella nostra parrocchia vivono in situazioni di povertà. Fate sulle stelle di Sant'Antonio la nostra presenza nel mondo e leggi le persone trascurate e dimenticate della società. Ad ogni invocazione rispondiamo, prega per noi. Prega per noi. Sant'Antonio, esempio di mitezza. Prega per noi. Sant'Antonio, amico degli umili. Prega per noi. Sant'Antonio, amante della povertà. Prega per noi. Sant'Antonio, uomo dal cuore puro. Prega per noi. Sant'Antonio, difensore dei poveri. Prega per noi. Preghiamo. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del tuo amore. Tu che con il Padre e il Figlio vivi in me, regni nei secoli dei secoli. Amen. E viva Sant'Antonio!